Io non so se sarò in grado di stare completamente nel tema, ma poi nel momento del colloquio noi avremo modo di intercecarci con le rispettive preoccupazioni. La mia preoccupazione era lavorare sulle scritture, andare a vedere come le scritture ci consegnano una grammatica della gestione delle relazioni attraverso anche il conflitto, che diventa una componente importante. E parto proprio perché partire dalle scritture. Certo, perché le scritture sono il fondamento della nostra fede, sono il luogo dove ascoltiamo l'eco della parola di Dio, se non la parola di Dio. Ma soprattutto perché le scritture ci mettono di fronte a una parola, altra, che non è il nostro monologo. E allora la prima esperienza che noi facciamo con le scritture è di incontrare un tu che ci interroga. E lo fa attraverso i tanti libri della Bibbia, attraverso i tanti sguardi, attraverso proprio questo conflitto di punti di vista che è già presente nel testo biblico, in questa parola che ci viene consegnata come parola plurale, che sembra un po' un ossimoro, una parola, la parola di Dio, ma che è plurale, plurale per generi letterari, plurale per sguardi differenti sull'umanità, su Dio. Questa pluralità è già una linea importante nella grammatica del conflitto. Fare conti con la pluralità significa prima di tutto essere invitati ad uscire fuori dal nostro monologo per metterci in ascolto di una parola altra, che oltretutto è una parola plurale. E poi, proprio partendo da questa suggestione, non finiremo mai di interrogarci su cosa vuol dire la pluralità per strutturare la nostra umanità. Cioè, una delle grandi fatiche che noi facciamo nell'abitare la terra, abitare la società, abitare la città, abitare il quartiere, abitare la chiesa, è proprio la paura della pluralità. Pensatelo nelle relazioni ecumeniche. Quanta fatica si è fatto per uscire fuori da una visione di un modello ecumenico che omologava tutto il cristianesimo, la pluralità cristiana. Quanto quest'idea della sinfonia della differenza, della comunione di chiese, ha faticato ad entrare, e quanto abbiamo iniziato a instaurare relazioni di incontro con l'altro pretendendo di omologare l'altro a nostra immagine e somiglianza. E questo è stato il peccato originale della Chiesa, nel non riuscire a vivere la fraternità come luogo della differenza e necessariamente della tensione che nasce dalla differenza. Allora, entrare nella Bibbia significa scoprire che la grammatica umana, antropologica, se mi permettete questa parola, è fare conti con la differenza. Che significa fare conti con l'altro? Che cos'è la differenza? Fare conti con l'altro. E già come è strutturata la Bibbia, il fatto che ci venga consegnata una parola che non è una, ma è plurale, è un invito a riconoscere a specchio questa pluralità che non vogliamo vedere, perché tendiamo all'omologazione, la differenza ci spaventa, la differenza ci sembra di non essere in grado di gestirla, e in realtà non ci rendiamo conto che nel negare la differenza, trasformando l'altra a nostra immagine e somiglianza, oppure desiderando essere l'altro, noi ci neghiamo la possibilità della relazione. Allora, negare il conflitto significa negare la relazione. È questo che proverò a dimostrare, ora lo enuncio solo come tesi, alla scuola della scrittura. Allora, il primo passo è, noi andiamo alla scrittura per riscoprire questa grammatica della pluralità,
per riscoprire che la grammatica della pluralità è l'unico linguaggio corretto per entrare in relazione. Un parlare sgrammaticato è un parlare che nega il conflitto e nega l'alterità. Questa è una parola sgrammaticata che non è però la parola biblica, o meglio, può diventare la parola biblica quando la leggiamo come codice etico, come normativo di un certo impianto, quando lo utilizziamo per avallare le nostre convinzioni. Ma questo non è leggere la Bibbia, questo è saccheggiare la Bibbia, utilizzarla a pretesto. Ma siccome anche la Bibbia è coinvolta nel conflitto delle interpretazioni per come è stata usata, non siamo ingenui da non renderci conto che anche questa parola plurale, questa parola che ci consegna un linguaggio corretto nelle relazioni dell'austerità, è stata coinvolta nel conflitto ed è diventata a sua volta anche parola sgrammaticata. E questo ci porta a un altro sottotema, che è abitare l'alterità. Abitare il conflitto significa anche attraversare le ambiguità. Allora, parto da la prima immagine che vorrei consegnarvi, che è proprio la prima pagina della Bibbia. Rivado al mito della creazione, rivado a quella grande narrazione iniziale che ci dice che cos'è l'umanità, chi è l'umanità. Noi ricordiamo benissimo quel detto di Dio: non è bene che l'uomo sia solo, per cui possiamo facilmente dire: non siamo fatti per la solitudine, e questo riguarda tutte e tutti, non siamo fatti per la solitudine, ma tutte e tutti riguarda. In questo periodo con il cardinale Sara si è un po' andata a discutere anche sul celibato dei presbiteri, porre il problema di scelte che possono anche essere scelte diverse rispetto al celibato, ma non voglio entrare in questa tematica, quanto farvi notare che dietro quel non è bene che l'uomo sia solo c'è definire l'umanità come una creatura in relazione. Però guardate cosa accade subito dopo, quando Dio dice: la creatura umana che io ho creato a mia immagine e somiglianza, o la creatura secondo il mito che stiamo analizzando, il secondo, non è bene che io ho creato dalla terra, per cui creatura fragile, non è bene che sia solo, e nemmeno io basto a questa creatura umana, bisogna creargli qualcuno che gli stia di fronte. Ma questo qualcuno che gli sta di fronte, purtroppo noi non cogliamo che cosa vuol dire nei rapporti con l'alterità, perché noi lo traduciamo come sarà fatto un aiuto. Come lo traducete voi? Un aiuto convenevole, un aiuto che gli sia simile. E non funziona, perché in ebraico è kenegdo. Adesso, proprio adesso, è uscito un libro a cui io ho anche dedicato un capitolo, che si chiama Non sono la costola di nessuno, ed è chiaramente un libro di donne che riflettono su tutta questa questione della costola di Eva e di tutto quello che ha comportato. E in gioco non c'è soltanto il ruolo delle donne nella Chiesa, nella società, nel patriarcato, dietro questo rivendicare che non sono la costola di nessuno, perché si parla del lato da cui è tratta questa creatura, che non c'è soltanto questo, c'è dietro questo kenegdo, c'è il tipo di relazione che si instaura nell'alterità, perché kenegdo, noi potremmo tradurlo con neged, che vuol dire contro, e già questo vi dice qualcosa, contro, e che, come potremmo tradurlo, come contro, un aiuto che sia come contro. E io, se dovessi tradurlo in italiano con un termine che possa in qualche modo giocare sul il gioco linguistico, io direi qualcuno che ti venga in, sentite come che, come una, contro, incontro è proprio questo,
L'incontro che noi immaginiamo come l'altro che ti viene l'abbraccio non è questo biblicamente. L'incontro è qualcuno che ti segna un limite, qualcuno che ti fa fare i conti con quello che tu non puoi fare. Il tu è sempre qualcuno che limita la tua libertà, che ti aiuta, che ti fa da interlocutore, però sentite che Kennedy dice questo, qualcuno che... E noi in realtà abbiamo trasformato questo tipo di immagine in quello che si chiama una teologia dell'assorbimento, la complementarietà a questo. Tutto quello che io non ho, tu lo hai, e per cui noi diventiamo qualcosa insieme. E in realtà nella scrittura è diverso, c'è una... In questo parlare di Kenned come persona che ti venga incontro, c'è un'irriducibilità dell'altro. L'altro che ti permette di colmare la sua, tua solitudine è comunque qualcuno che ti pone resistenza, che non è totalmente trasformabile, assimilabile. Allora voi capite perché parto da lì? Perché... In realtà il peccato è il tentativo di assorbire l'altro, trasformandolo in me stesso, oppure il mio assorbirmi in te. Per cui tutte queste immagini fusionali, non solo della relazione di coppia. Allora, siccome secondo me nel racconto primordiale non c'è tanto una teologia matrimoniale, ma c'è una teologia antropologica, chi è l'umanità? L'umanità è diversa, è creata con una diversità che viene espressa attraverso questa diversità irriducibile che sta per tutte le altre diversità, che è la differenza uomo-donna. Questa diversità irriducibile è una diversità dove l'altro ti viene incontro e non è assimilabile a te stesso. E non è nemmeno complementare a te stesso, per cui non completa la tua metà. Anzi, vi dicevo, il peccato si manifesta prima di tutto nella scrittura come il tentativo di assimilare l'altro a me o io di assimilarmi all'altro. L'assimilazione nella Bibbia è il peccato, perché è la negazione dell'alterità. Vi faccio un esempio. Nel giardino, vi ricordate subito dopo il mito della mela o del frutto che sia e del serpente? Che cosa dice il serpente per deformare lo sguardo umano, per deformare l'umanità, per suscitare il desiderio di quel frutto, dell'albero? È i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Allora, sarete come Dio significa non sarete più creature, sarete altro, sarete quello che volete essere, che non siete. Per cui è la negazione della mia umanità per essere altro, per assimilarmi a quello che non è me, essere altro da me. In questo caso è l'alterità per eccellenza che è Dio. Cioè, dietro questo imbroglio del pensare di poter gestire il bene e il male, di essere come Dio, c'è anche una visione antropologica sbagliata del pensare che io possa assimilarmi all'altro e superare la distanza. Cogliete dov'è il peccato? Il peccato è l'imbroglio, è se io mi... Se io pensassi di essere un gatto e mi comportassi da gatto, commetterei un errore antropologico, oltre al fatto di essere rinchiuso in manicomio. Perché, lo capite bene, se io penso di essere Dio, e l'umanità su questo quante volte ha creduto di essere Dio, e forse è proprio questa la stagione in più che mai l'umanità, non solo la morte di Dio, ma si è sostituita a Dio, ma si crede
in diritto di gestire il bene e male. L'attuale crisi ecologica è anche segnata da questo modo dell'umanità di aver gestito la relazione con il creato credendosi Dio, credendosi in potere di gestire il bene e il male, di designare qual è il bene e qual è il male, con tutta la crisi ecologica. Ma al di là di questo, oltre al problema della crisi ecologica c'è una crisi antropologica. Allora vedete che persino Dio si pone, anzi sapete, questo kenedo viene utilizzato nella scrittura sempre o quasi sempre riferito a Dio. Dio è per noi, quando si vuole dire che Dio è per noi un aiuto propizio, che ci libera dalle ostilità, si usa questo termine, che viene utilizzato in questo caso specifico per riferirsi al rapporto con l'alterità, in questo caso il rapporto tra il femminile e il maschile. Ed è interessante perché tutte le volte che compare, non compare insomma, noi questo kenedo l'abbiamo tradotto in dietro un grande uomo c'è una grande donna, no? L'abbiamo tradotto un po' così, fino ad arrivare a tradurlo nel fare la badante all'uomo che ti viene consegnato perché poverino non sa dove mettere le mani in casa. Ma in realtà il termine è un termine che appartiene più alla semantica del divino. Cioè quando ci riferiamo a Dio che ci libera, la confessione di Israele confessa che Dio è quell'aiuto propizio, ecco, in questo caso viene tradotto come aiuto propizio e non come ecco, in quel caso non viene tradotto come aiuto che vi sia simile, aiuto che vi sia favorevole, ma viene tradotto proprio come aiuto propizio. Voi capite già che ci poniamo in una scala gerarchica a differenza. Qui non c'è una scala gerarchica, però sicuramente c'è una tensione. Allora, la seconda deformazione che nega l'alterità è la storia, la pagina successiva, perché l'umanità è creata plurale, immediatamente l'umanità plurale si confronta con quella pluralità irriducibile e facilmente assimilabile. La pluralità più difficile è quella più vicina, ed è la pluralità della fraternità. E la Bibbia potrebbe essere addirittura letto come un trattato sulla fraternità. Credo che sia Alonso Schöckel che ha fatto una lettura della Genesi come la ricerca della fraternità, se non vado errato. Però è l'idea che qui ci troviamo di fronte a l'alterità più difficile, perché l'altro è mio fratello, figlio degli stessi genitori, ha lo stesso mio patrimonio genetico, ma io lo scopro come irriducibilmente altro. Ma qual è il peccato quando io nego questa alterità e voglio assimilare l'altro a me? O meglio, voglio che io sia l'altro. La gelosia. Che cos'è la gelosia? L'invidia, lo sguardo deformato che mi fa desiderare di essere altro da me ed essere l'altro che mi è davanti. Per cui io trasformo l'altro in un oggetto di cui mi posso impadronire. Caino e Abele. Che cos'è l'esperienza di Caino e Abele? Guardate come l'alterità è data. Si dicono, questi sono anche i racconti affizionici che ci trattano delle origini del lavoro. Ci sono i contadini rappresentanti da Caino e ci sono i pastori. Al di là di tutta questa lettura più sociologica, è interessante che qui abbiamo due fratelli diversi. Uno è un contadino e l'altro è pastore, uno è primogenito perché c'è anche una gerarchia e l'altro è il secondogenito. Uno si chiama Caino, per cui acquisito, acquistato, e oltretutto è
è il figlio che fa cantare la madre, perché Eva quando partorisce: ho acquistato un uomo per mezzo di Dio, canta. Nasce Abele, il secondo figlio, proprio il più sfigato, porta un nome da sfigato, Abel, che significa soffio, nulla, il Coelet, Abel Avilin, vanità della vanità, soffio dei fumo dei fumi, cioè è proprio inconsistente Abele. In più è secondo, in più fa un lavoro che non lo radica la terra, è nomade, è pastore. Allora, il primogenito che porta un nome solenne, che occupa uno spazio, che ha la vocazione originaria, perché qual è la vocazione originaria che riceve l'umanità nel momento in cui si trova nel secondo racconto di creazione? L'umanità è chiamata a lavorare la terra, a custodire la terra, a diventare i guardiani della terra. Secondo racconto di creazione si muove tutto sul rapporto con la terra, perché la terra è un deserto, anzi una pianura padana piena di nebbia, non c'è nessuno che la lavori, allora Dio decide di creare questa creatura che abbia un legame con la terra, tratta dalla terra, perché la lavori, perché chiaramente, perché non la sfrutti, basterà plasmarla dalla terra, in modo che sentirà la terra come madre. A Dio bisogna dirlo scemo, cioè creduto, i tuoi piani sono andati altrove, perché quella creatura di terra ha dimenticato di onorare la grande madre, perché ha violato da subito il comando onora il padre e la madre, onora il padre e la madre affinché moltiplichino i tuoi anni, perché la tua vita sia lunga. E noi lo sappiamo adesso nella crisi ecologica, che non aver onorato la madre terra da cui siamo stati tratti, da cui portiamo addirittura il nome, perché da Adama, Adam, c'è proprio anche linguisticamente un legame, questa creatura, questa madre terra da cui siamo stati tratti, noi non l'abbiamo onorata. E guardate l'assurdità, nei giochi delle relazioni, cioè il mito biblico lavora sull'idea che la creatura di terra è tratta dalla terra, come la donna è tratta dall'uomo, ma nei confronti della donna abbiamo creato una gerarchia: tu sei tratta da me, sei la mia costola, per cui portami rispetto, sei sottomessa a me, ridammi la mia costola, e nei confronti della terra invece l'umanità non ha mai sentito un rapporto di subordinazione, perché è tratto dalla terra. Queste sono le nostre interpretazioni assurde. La Bibbia prova invece a fare questo: l'umanità è tratta dalla terra e riceve una vocazione più originaria, quella di custodire la terra, di servirla, potremmo dire, di servirla, di lavorarla. E questa creatura umana è rappresentata da Caino. Caino svolge, riceve la vocazione originaria. L'umanità è stata creata per custodire la terra e Caino è niente poco di meno che un contadino, un guardiano della terra. Ma voi vi ricordate che tutto il rapporto in quel testo nasce perché Caino improvvisamente è invidioso di Abele. Vi ricordate come funziona la storia? Sembrano storielline così, ma questi miti sono grandi narrazioni di senso che ci mettono di fronte a specchio a tutti i moti interiori che noi abbiamo dentro di noi. Perché cosa accade? Accade che Caino porta un'offerta a Dio, Abele a sua volta porta un'offerta a Dio, Dio guarda l'offerta di Abele e Caino si irrita perché Dio ha guardato l'offerta. E la nostra semplificazione, io mi ricordo da bambina, dicevo: ma perché Dio ha provocato il conflitto, è Dio responsabile di quello che accade, perché Dio non è stato equo, vedete il tentativo di omologare, equo, perché ha guardato l'offerta di Abele. E il testo non dice che, purtroppo noi traduciamo come con un giudizio morale, che guarda con benevolenza l'offerta di Abele e invece non guarda con benevolenza
l'offerta di Caino. Ma il testo ebraico non dà un giudizio morale, dice che Dio guarda l'offerta di Abele e non vede l'offerta di Caino. E Caino si sente indignato, si sente arrabbiato, per cui il suo volto si scurisce, e l'invidia ha a che fare con lo sguardo, e a questo punto Dio, che secondo Caino non lo guarda, non lo considera, è lì che parla con Caino. Noi notiamo che Dio non ha guardato l'offerta di Caino, ma non notiamo che se c'è qualcuno che sulla scena si rivolge a Caino, quello è Dio. Cioè, Dio sarà pure distratto a non guardare il disegnino che ha fatto Caino, mentre appena riceve il disegno di Abele, che bello, mamma distratta, ma in realtà si rende immediatamente conto che c'è qualcosa che non va in Caino. Vi ricordate? Dio parla, e qui sono le parole dirette. Dio entra nella scena, il personaggio Dio entra nella scena e si rivolge a Caino. Beh, che c'è che non va? Perché il tuo volto è triste? Che è successo? Hai litigato con qualcuno? Cioè, se voi leggete la storia, improvvisamente quel Dio che ci sembrava essere distratto alla vita di Caino è lì che ha notato immediatamente che il volto di Caino si è incupito. E fa da personal trainer, gli dice: Caino, non fare così, guarda che se fai così il peccato che è fuori come una bestia ti sbrana, rialza il volto, no? C'è Dio che gli parla e Caino che non gli risponde. È una conversazione dove non c'è comunicazione, ma Caino si muove agendo, senza parlare, agisce. Il testo ci dice che dice a suo fratello, e nella mia Bibbia c'è il tentativo di colmare un vuoto che è nel testo, e all'inizio si pensava che ci fosse una perdita, un testo antico, si è perso il manoscritto, ma forse è proprio una proposta dell'autore, quella di lasciare un bianco nel testo. La mia Bibbia la risolve così, cercando di armonizzare il fatto che nel testo ebraico si dice: Caino parlò ad Abele. Caino si avventò contro suo fratello, lo uccise. E allora dice: Caino parlò a Abele, che cosa gli disse? Nella mia versione precedente c'era: andiamo nei campi, perché si vuole risolvere questo problema, che ti aspetti il dialogo diretto. In realtà forse è la genialità della narrazione biblica, in cui Caino non ha parole da dire ad Abele. Se le avesse detto, forse avrebbe gestito il conflitto senza arrivare alla negazione del conflitto, perché la negazione del conflitto è eliminare di mezzo colui che è causa del conflitto per me. Cioè, Caino non affronta il conflitto. Caino nega il conflitto eliminando l'ostacolo. Per cui l'uccisione di Caino, di Abele, è per Caino il modo di non affrontare il conflitto. Lo risolve così, negando l'alterità. L'alterità può essere negata pretendendo di assimilare l'altro a me, pretendendo di assimilarmi a lui, Adamo ed Eva, oppure eliminando l'altro, negando l'altro. L'altro non esiste più. Abbiamo appena celebrato la giornata della memoria. Che cos'è stata la Shoah? Se non il tentativo di dire: l'altro non è umano, sono rettili, sono scarafaggi, cioè cosa è un numero? È di nuovo una negazione del conflitto che passa attraverso la rimozione dell'altro. Sì, forse qui c'è da dire qualcosa su questo tema del conflitto, che la lingua italiana non ci aiuta, perché quando pensiamo a conflitto noi pensiamo a guerra, conflitto bellico. L'immagine del conflitto l'associamo sempre o quasi sempre alla guerra. È per questo che siamo così affaticati nel pensare che
il conflitto abbia a che vedere con l'umanità e con il fare conti con l'alterità. L'alterità è uno sguardo diverso sulla realtà che necessariamente porta a una tensione, dal punto di vista narrativo, a un conflitto di punti di vista che richiede necessariamente una mobilità di sguardo per non tenere lo sguardo fisso, che mi porta necessariamente a dover guardare le cose, se prendo sul serio quello sguardo, da un altro punto di vista. Questo è il rapporto con l'alterità. E il conflitto è costitutivo dell'alterità, perché laddove il conflitto viene negato c'è la morte dell'altro, simbolica o pratica, in questo racconto è pratica. Caino uccide il fratello e uccidendo il fratello assimila il fratello a sé. Qui c'è un gioco, perché Caino, dopo che ha ammazzato il fratello, che cosa farà? Diventerà fuggiasco, nomade. Ricordate qualcuno che era nomade in questa storia? Caino si è impadronito della vita dell'altro e non è detto che sia più felice, perché poi quando sarà nomade scoprirà che non è una bella vita e allora inizierà a diventare costruttore di città. Non diventerà più custode della terra, contadino, perché la terra ha bevuto il sangue di Abele e ormai per lui la terra è un campo di battaglia. Il gioco, il mito biblico su Caino lavora tanto, ma lavora su questo tema dell'alterità vicina, che forse è il tema, non vi preoccupate. Scusa, ho messo silenzio. Non è il mio. Ecco, non c'è problema, dai, ci prendiamo questo tema. Il tema di Caino e Abele è il tema della fraternità, ma vedete come il tema della fraternità necessariamente porta a fare conti con un'alterità irriducibile e quando tu provi a risolverla negando il conflitto, tu uccidi l'altro. Si può uccidere l'altro anche simbolicamente, non occorre uccidere. Noi l'abbiamo fatto questo tra le chiese, no? Quando abbiamo pensato a modelli ecumenici che parlavano di teologia del ritorno, di ritornare tutti sotto un'unica chiesa, sotto un'unica liturgia, sotto un unico... Cosa stavamo facendo? Stavamo simbolicamente uccidendo l'altro per assimilarlo a noi. Ed ecco perché il cammino delle chiese ecumenicamente ha portato a riconoscere che quel modello dell'omologazione è un modello che non funziona, perché non è ecumenico, è coloniale, è assimilare l'altro a me. Noi addirittura nelle relazioni sociali, nell'affrontare le alterità che ci vengono con la migrazione, discutiamo su questi modelli, no? Riconoscendo che alcuni modelli sono coloniali, cioè il pretendere che l'altro sia come me, che l'altro si assimili, iniziamo a sentire che questo modello dell'assimilazione non funziona, perché io divento l'unità normativa e l'altro si deve adeguare a me. Allora ci sono delle cose che sono necessarie per la convivenza, come la mediazione linguistica, però oltre alla mediazione linguistica, la differenza dell'altro può essere gestita in una maniera diversa, che porti anche a una ricchezza, è questo che ci chiediamo, che l'altro permetta ad avere un incontro che necessariamente passa attraverso la tensione che l'altro porta con la sua cucina, con le sue abitudini, con i suoi ritmi di vita, con i suoi sguardi, con tutto quello che l'altro comporta, scoprendo poi che l'alterità più difficile da gestire è l'alterità che abita dentro di noi. Anche questo la Bibbia tematizza. E di fatto la Bibbia tematizza questa alterità proprio attraverso una storia di fratelli, che è quella che Cristina mi aveva chiesto di provare a raccontare, la storia tra Giacobbe e Esaù, due gemelli ma gemelli diversi. Due gemelli diversi, anche diversi fisicamente, però gemelli, sentite come il doppio,
La storia di Giacobbe e Esaù, i figli di Isacco e di Rebecca, è una storia che fin dall'inizio è conflittuale, perché Rebecca ha nel grembo i fratelli che si scontrano già nel ventre, e viene a sapere che da loro nasceranno due popoli che si scontreranno. E poi alla nascita noi ci troviamo di fronte a Esaù, che è il primogenito, e Giacobbe. E questa diversità e questa conflittualità, diciamo così, strutturale, perché sono fratelli, sono vicini ma anche lontani, anzi più nella Bibbia i fratelli sono vicini più la conflittualità è forte. Qui sono gemelli, poi viene gestita male dai genitori, diciamo così, i genitori non aiutano a gestire questa alterità, perché Isacco tifa per il fratello Esaù e donna Rebecca ama in maniera incondizionata Giacobbe. Isacco perché tifa per Esaù? Perché Esaù è tutto quello che lui non è. Per cui lui si vorrebbe assimilare ad Esaù e continuare a vivere in Esaù. Isacco è un mammarone, diremmo così, cioè è il patriarca meno connotato. Gianni Marmorini ci ha consegnato questo libro interessante su Isacco, il figlio imperfetto, dove la sua tesi è appunto che Isacco si è handicappato, cioè nasce da una donna tardi, nessuno canta la sua nascita dopo che è stato tanto atteso, il fratello Ismaele, nato dalla giovane schiava, lo prende in giro, lo deride, non si sa trovare una moglie. L'unico caso in cui papà deve mandare un servo e corteggiare per procura donna Rebecca. E poi forse l'immagine più eclatante di quello che è Isacco, forse di quello che è la natura maschile, cioè questa scena che è davvero comica, in cui a un certo punto donna Rebecca sul cammello, bellissima, ci dice il testo, bellissima, vede Isacco e chiede al servo: chi è quell'uomo? È lui il mio sposo? E dall'altra parte il cambiamento, il conflitto dei punti di vista, siamo chiamati a vedere la scena da Isacco. Isacco guarda e vede il cammello. L'abbiamo detto tutto. Su Esaù si gioca tutto, perché Esaù è peloso, è forte, è cacciatore, è tutto quello che lui non è, perché nella coppia chi porta i pantaloni è donna Rebecca, che è una che è una grande manipolatrice, e non a caso è lei che decide su Giacobbe. Avrà le sue ragioni, perché Giacobbe è il figlio minore, perché Giacobbe è... E comunque lei anche predilige Giacobbe, perché Giacobbe è tutto quello che lei non è. Giacobbe è l'uomo delle tende, è proprio il figlio che sta sempre attaccato alla madre, gli piace cucinare, la prova del cuoco è la sua forza, famose sono le sue lentiche. Giacobbe è proprio un po' effeminato, diciamola così. Esaù è l'uomo virile, il maschio villoso. Giacobbe è glabro, tutto gentile, ama la cucina, non si allontana mai dalle tende, mamma che dici? Cioè è così. E donna Rebecca, che è una donna forte, si identifica in lui, perché è l'altro da lei. Però vedete che i modelli sono di assimilazione, e in questo conflitto chiaramente questi due faranno una brutta fine. Questi hanno il conflitto che è già loro strutturale, il conflitto educativo che gli viene da modelli educativi che non li hanno aiutati a elaborare questo conflitto, fino a diventare guerra. I due si fanno la guerra. E l'esempio più eclatante è la manipolazione che donna Rebecca mette in atto, avrà le sue ragioni, ora non voglio banalizzare il fatto che decida che
la benedizione vada sul figlio minore ha anche una sua forza, forse lei vuole proteggere il più piccolo, quello più sfigato, quello che ha meno probabilità di farcela perché non è un cacciatore, perché non è forte, non sa cavarsela, guarda caso è lei che cucina il capretto per il figlio, mentre Saul va, caccia e poi cucina per il padre. Detto questo, la scena è l'imbroglio, Giacobbe ha imbrogliato il padre, stimolato dalla madre, bella famiglia questa, sul letto di morte c'è tutta questa scena anche quello che tocco è Esaù, ma quello che sento con il naso, questo conflitto anche dei sensi, questa confusione dei sensi, è Giacobbe. Di fatto quello che accade, Giacobbe riceve la prima primogenitura e quando Esaù lo viene a sapere, Esaù si arrabbia e donna Rebecca dice a Giacobbe: vattene perché tuo fratello ti fa fuori. E Giacobbe, che ha voluto assimilarsi ed essere altro da sé, si impadronisce dell'eredità di Esaù e diventerà nomade, non cacciatore ma pastore. Però anche lì c'è la stessa scena, che la natura di Giacobbe viene snaturata da questo imbroglio, Giacobbe è costretto alla fuga. La vicenda va avanti per 30 anni in cui Giacobbe si fa la sua vita, Lia, Rachele, perché chiaramente l'imbroglione verrà imbrogliato da Labano, verrà imbrogliato dalle due sorelle, Lia e Rachele, è tutta una storia di imbrogli in questa bellissima famiglia, che sono i nostri progenitori nella fede, ma tutte le famiglie dei nostri fondatori sono così. A un certo punto c'è l'episodio in cui due messaggeri gli mandano a dire a Giacobbe, dopo che ha lasciato Labano, anche lì con un imbroglio, perché le figlie rubano gli idoli, l'oro, i gioielli di famiglia. Labano si rende conto che è stato derubato, non solo del gregge, e le insegue. E c'è questo bellissimo imbroglio che è giocato anche sulla sapienza, l'astuzia delle donne. Giacobbe è ignaro di questo imbroglio, una volta tanto non è responsabile, dice no, viene a perquisire la tenda e c'è Rachele che rimane sul cammello, sul mezzo di trasporto, e quando spiega le ragioni per cui è sul mezzo di trasporto dove nasconde i gioielli, dice che ha le sue cose per cui il papà è impedito a perquisire perché lei non può essere toccata. Ecco, due messaggeri arrivano da Giacobbe per dirgli che il suo fratello gli viene incontro, e a questo punto Giacobbe va nel panico. Sono passati 30 anni, noi non sappiamo, perché non ha più parlato Giacobbe di suo fratello, per cui la narrazione biblica ci ha distratto, però improvvisamente siamo costretti nel racconto a guardare le cose esclusivamente da un punto di vista. Qui anche il lettore diventa ignaro di cosa viene dall'altra parte. Noi seguiremo la storia dal punto di vista di Giacobbe. Soltanto alla fine guarderemo la storia dall'alto. E questa è la strategia letteraria che ci porta anche a questi movimenti di punti di vista. Quando si legge la Bibbia, fate attenzione a come il narratore vi rende onniscienti rispetto agli attori, oppure vi nega delle informazioni per creare a volte l'effetto suspense, a volte per la sua strategia pedagogica. In questo caso noi dobbiamo seguire Giacobbe. Dobbiamo seguire Giacobbe in questo suo dramma interiore, suo fratello gli sta venendo incontro, con 400 persone, che lui legge come 400 soldati, per cui sarà una strage, e lui a un certo punto si organizza, dice, mo che faccio? La prima cosa che decide da fare è, me lo compro, lo corrompo, per cui inizia a dividere per andare incontro al fratello, perché ormai il fratello gli viene incontro, i suoi servi e i suoi beni, in una specie di parata militare, in modo che i primi che fronteggia il fratello
offrano dei doni al fratello e poi di seguito altri doni, per cui lui si mette indietro per ultimo, coraggiosissimo, capitano, e per ultimo mette le persone che più gli sono care, per cui alla fine metterà i figli di Rachele. Però manda avanti questo grosso padiglione aspettandosi che di rabbonire in qualche modo Esaù, per cui la strategia prima di tutto è quella di corromperlo con i doni, aggraziarsi la benevolenza, chiamarlo mio signore, questa è la strategia. Ma prima di questo, mentre il narratore ci ha portato a sentire tutta questa narrazione, prima di questo, a un certo punto, dopo che noi abbiamo ascoltato tutta questa narrazione, il narratore ci dice che la sua famiglia al seguito passa il guado e lui rimane. E a questo punto il narratore ci lascia nella notte da soli con Giacobbe. Ci lascia da soli con Giacobbe perché Giacobbe deve affrontare i suoi demoni, i suoi punti risolti, tutto quello che ha negato nel passato e che pensa di risolverlo comprandosi il fratello. E allora, stranamente, tutto il gioco della riconciliazione tra Giacobbe e Esaù viene nella suspense giocato in questa notte. La stessa strategia verrà usata anche per raccontare la passione. Se voi ci pensate, la passione è estremamente sobria nel momento della crocifissione. Mel Gibson la trasformerà in una scena molto, però in realtà è molto sobria, mentre molto tragico è Getsemani, che anticipa emotivamente fino a sudare sangue, la passione. Allora noi nel Getsemani, quando Gesù è da solo, assistiamo a un'anticipazione di quello che sarà la passione, e poi quando vivremo con Gesù la passione, la narrazione sarà molto sobria, non ci sarà concessione all'effetto pulp, al corvo che strappa l'occhio, la carne, tutto è molto più pudico, più pulito. Se voi leggete con questa strategia narrativa i racconti della passione, vi rendete conto che è la stessa strategia che viene usata con Giacobbe. Allora, Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Primo versetto introduce tutto e ci dà pure i tempi della lotta, una notte di lotta. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slocata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare, spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. E l'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. E quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. E quello rispose: perché mi chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. E Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. E il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel, e Giacobbe zoppicava dell'anca. Per questo fino ad oggi gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia. Allora, siamo in una notte, siamo in un corpo a corpo, nell'ombra non capiamo bene chi è, vedete, qui c'è questa idea dell'uomo, nemmeno il messaggero, perché il messaggero già potremmo dire l'angelo divino. È soltanto attraverso il nome che Giacobbe dà al luogo, Peniel, che ha a che fare con il volto, con la faccia, che riusciamo a capire che lui ha lottato con Dio. Però il testo non lo dice, noi lo intuiamo. Siamo nella notte, Giacobbe viene aggredito prima di affrontare il fratello, per cui vedete c'è un'anticipazione dell'aggressione che lui si aspetta. È come se lui si trovasse a lottare prima con le sue paure. È chiaro che qui non a caso è uno dei testi dal punto di vista psicanalitico più analizzato questo. Qui Giacobbe, prima di affrontare il fratello, affronta tutte le paure che si è costruito e
si ritrova dove in gioco ci sono due elementi, la benedizione non, e poi c'è il nome, chi sei, chi sono. Da questa esperienza, da questa lotta, dove non si capisce, da una parte viene detto che l'altro è quello che è stato vinto da Giacobbe, e però non capiamo chi è l'altro che è stato vinto da Giacobbe. Io? Sono le sue paure? Sono le sue costruzioni? Chi è stato vinto? E poi anche non capiamo chi trattiene chi. Non a caso l'arte, se voi pensate alle grandi stilizzazioni di Giacobbe che lotta con l'angelo, ci presenta questo corpo a corpo, quasi un abbraccio, dove non si capisce chi trattiene chi. Per cui quando sentiamo l'altro che dice lasciami andare, non mi trattenere, chi trattiene? Giacobbe o l'altro? Il testo è ambiguo perché c'è qualcosa che deve essere lasciato andare, c'è qualcuno che deve essere lasciato andare, ma questo lasciare andare qualcuno passa attraverso ricevere una benedizione, passa attraverso un cambiamento di identità, il nome per eccellenza è un cambiamento di identità, da Giacobbe a Israele, anche se Giacobbe è uno dei patriarchi, è uno dei pochi casi in cui cambia il nome, ma non è un cambiamento per sempre, perché più volte Giacobbe verrà richiamato Giacobbe. Per cui questo cambiamento non è magico, non avviene una volta per tutte. Questa notte di lotta non porta necessariamente a una modifica totale dell'antropologia di Giacobbe. E questi segni ambigui di trasformazione nel testo ci sono. Nella relazione con l'altro, quando l'altro ti vince, ti convince, non è detto che le acquisizioni siano abitate per sempre, cioè che i percorsi per arrivare a capire il punto di vista dell'altro sono molto più carsici e ci sono dei passi avanti e dei passi indietro, potremmo dirla così. Il cambiamento del nome qui, quando il testo biblico sposterà di nuovo Giacobbe dal nome nuovo al nome vecchio, ci dice questo cambiamento di cose. Giacobbe è l'uomo che lotta con le sue paure, con i suoi demoni, con se stesso, con il suo passato, con i suoi incubi, ne esce vincitore, ma ne esce vincitore nel momento in cui accetta di modificare la sua identità, un cambiamento di nome, e soprattutto accetta di camminare nella vita claudicante, non più con passo sicuro. Cioè la lussazione dell'anca è importantissimo perché c'è un modo di camminare quando tu entri in relazione con l'altro, tu scopri che non puoi più andarci a gamba tesa, che devi modificare il tuo passo. Anche nell'esperienza ecumenica noi lo scopriamo questo, tra l'urgenza di arrivare all'unità e consapevolezza che arrivarci da soli non è unità, per cui tu sei lì che devi fare conti con il passo dell'altro, cambiare il ritmo di cammino. Tutto questo è quello che ci viene consegnato in questo racconto, prima finalmente di portarci al racconto di riconciliazione di Giacobbe e Saul. Allora, noi abbiamo seguito tutta la narrazione, provate a leggerla questa narrazione, il capitolo 32, ma andate anche prima il capitolo 31, leggetevi tutto il ciclo di Giacobbe e Esaù, che è molto intrigante. Esaù è colui che non ha ricevuto la benedizione e si è arrabbiato con il padre, gli ha urlato quando si è reso conto il padre dell'imbroglio, ma è solo una benedizione da dare, perché Isacco dice ormai la benedizione l'ho data a tuo fratello, cosa posso fare? E di fatto però come si impara dall'esperienza? Perché qui Giacobbe davvero diventa Israele. Quando Giacobbe si troverà di fronte ai suoi 12 figli, darà ad ognuno una benedizione. Ed è Israele che benedice. Per cui il cambiamento della lotta qui si è radicato, in cui lui non ripercorre i modelli ricevuti negativi,
Il padre era colui che aveva un'unica benedizione, a causa di quell'unica benedizione ha esasperato e esacerbato il conflitto dei due fratelli, mentre Giacobbe, che ha carpito la benedizione, ha elaborato il percorso in modo da dare poi alla fine ai figli, e qui c'è un cambiamento nelle abitudini familiari, una benedizione per ciascuno, una benedizione per ciascuno. Ritorniamo alla scena di Giacobbe e Esaù, perché a questo punto noi siamo chiamati a guardare le cose da un altro punto di vista. Finora abbiamo dovuto empatizzare con Giacobbe, perché? Perché forse il testo ci sta dicendo: Giacobbe siamo noi. Giacobbe siamo noi che sull'altro, sul fratello, ci costruiamo i nostri fantasmi. Siamo ancora Caino, che guardiamo con occhio autoreferenziare l'altro, e rischiamo di ucciderlo, o se più forte di noi, di averne paura. Perché è chiaro che se il conflitto tra Caino ed Abele era il conflitto tra Caino e Esaù, forse l'esito era diverso. Ma Abele, cioè un soffio e lo mandavi via, lo mandavi a terra, era una lotta impara tra i due. Qui come facciamo i conti quando l'altro noi non possiamo vincerlo, perché non è Abel, non possiamo eliminarlo così, perché è ingombrante, perché è molto più forte di noi, Esaù. Qui c'è un altro modo di relazionare. Allora tu ti crei tutto questo fantasma, anche perché hai carpito qualcosa dell'altro rubandoglielo, imbrogliandolo, e tutta la tua vita è stata modificata. Tu sei vissuto per tutta la tua vita esiliato dalla tua terra materna, hai fatto la tua vita, però sei vissuto in modo diverso da come avevi programmato, lontano da tua madre, lontano dai tuoi affetti, sei dovuto andare via. Ora ecco il narratore ti ha accompagnato tutto questo momento con lui, ti ha fatto stare con lui, in modo che l'identificazione tra Giacobbe e te sia totale. E improvvisamente questa fusione, sapete come i gemelli siamesi, questo rapporto da gemello siamese che tu hai vissuto con questa figura, improvvisamente è una cesura. Tu vieni mutilato, vieni tagliato, vieni reso autonoma, e adesso sei staccato da Giacobbe e devi guardare le cose da un altro punto di vista nella narrazione. E assistiamo a quello che avviene. Giacobbe alzò gli occhi, faccio parlare il testo perché lo sa dire meglio di me, è la capacità narrativa dei testi biblici. Ed ecco Esaù veniva avanti, con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lia, Rachele, due servi, mise davanti le serve, i loro figli, poi Lia e i suoi figli, infine Rachele e Giuseppe, sentite la gerarchia, e gli passò davanti a loro, si inchinò fino a terra per 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli gettò le mani al collo, lo baciò e i due piansero. E poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne, i bambini, disse: ma chi sono questi che hai con te? E Giacobbe rispose: sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo. Allora le serve si avvicinarono con i loro figli, si inchinarono, si avvicinarono anche Lia e i suoi figli, si inchinarono, poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele, si inchinarono. Allora Esaù disse: ma che ne vuoi fare di tutta questa schiera che ho incontrato? Perché prima aveva mandato tutti i doni. Giacobbe gli rispose: è per trovare grazia agli occhi del mio signore. Ed Esaù: ma io ho molta roba, fratello mio, tieni per te ciò che è tuo. Ma Giacobbe disse: no, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono della mia mano, perché io ho visto il tuo volto come uno che vede Dio, e tu mi hai fatto una buona accoglienza. Ti prego, accetta il mio dono che è stato presentato, perché Dio è stato molto buono con me. E io ho di tutto. E tanto insistette che Esaù lo accettò. E poi Esaù disse: partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te. Giacobbe gli rispose: il mio signore sa che i bambini sono in tenera età, che ho con me delle pecore, delle vacche che allattano. Se si forza loro l'andatura, anche in un giorno solo, le bestie moriranno.
Passi dunque il mio signore davanti al suo servo e io me ne verrò pian piano al passo delle bestiame che mi preciderà e al passo dei bambini finché arrivi presso mio signore a Seir. Esaù disse: permetti almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me. Ma Giacobbe rispose: e perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio signore. Così Esaù in quel giorno stesso rifece il cammino verso Seir. Giacobbe partì alla volta di Succot e costruì una casa per sé e fece delle capanne. Vedete, noi abbiamo percorso questa storia e Esaù è proprio diverso da come ce lo siamo aspettati. Ci siamo costruiti un film su Esaù, l'uomo che non è stato benedetto, come avrà affrontato la vita? L'ha affrontata bene. L'uomo che è stato dilaniato di odio per 30 anni, come ha affrontato la vita? Ha perdonato, non è stato dilaniato. Giacobbe chiama il fratello mio signore e Esaù si rivolge a lui con fratello mio, si abbracciano, si baciano. La parabola del padre misericordioso è costruita su questa narrazione dove il padre misericordioso Esaù che corre incontro al fratello, lo bacia, lo abbraccia, e prima che il fratello faccia la sua confessione di peccato, fratello mio perdonami, ho peccato contro il cielo e contro te, Esaù lo riempie di baci. Il racconto è dipendente, la parabola di Gesù è dipendente. L'altro è diverso da come Giacobbe se l'ha immaginato. Qui c'è anche il tema del perdono, come il perdono rialza le persone, le guarisce rispetto a Giacobbe che è rimasto ancorato al passato, ai suoi demoni, di cui si è liberato soltanto in quella lotta, quando ha affrontato la sua notte. E Saul invece, noi lo conosciamo adesso, dopo 30 anni, lo scopriamo un uomo libero, all'anima di quello non benedetto da Dio, cioè ricco, benestante, sereno, rapacificato, un uomo equilibrato, possiamo dire questo? Un uomo proprio equilibrato, non segnato dalla rabbia. E vi dicevo questo slittamento, attenzione che i rapporti con l'altro e anche i rapporti con noi stessi nella gestione di quei conflitti che sembrano risolversi in breve tempo è molto più carsica, perché qui il conflitto è ancora aperto. Quali sono i segnali? I segnali sono che Giacobbe imbroglia il fratello, fa una strana riconciliazione, perché i due si baciano, si abbracciano, ma quando Esaù chiede al fratello di fare la strada insieme, Giacobbe mette tutta una serie di scuse e poi se ne va da un'altra parte, non lo vede più. Per cui, che riconciliazione è questa? Giacobbe ha risolto i suoi demoni? Quella lotta che gli ha permesso di camminare claudicante e di ricevere una benedizione, un'altra benedizione, finalmente una benedizione che si è conquistato, che non ha imbrogliato, perché il tema della benedizione ritorna, tutto era partito da una benedizione, adesso nella notte deve affrontare il tema della benedizione, riesce a carpire una benedizione, però la paga cara con l'anca lussata. Ecco, tutto questo che sembra dirci, finalmente ha risolto la terapia, può smettere di andare dallo psicanalista, la terapia è finita, ci dice no, non ha risolto un bel niente. E questa è anche la forza biblica di non presentarci mai soluzioni a buon mercato. Questi due fratelli hanno ancora molto da elaborare, soprattutto Giacobbe. Esaù sembra più equilibrato e anche più ingenuo nel farsi imbrogliare, in dare credibilità a questo fratello che è un imbroglione nato e che sembra lui perpetuare modelli educativi da cui non si è mai disfatto, nemmeno la lotta con Dio, nemmeno la lussazione dell'anca. Ci andrà più piano, ma comunque ci andrà. L'imbroglio rimane la cifra, ed ecco perché nel linguaggio biblico Giacobbe è quello che oscilla da Israele a Giacobbe, da Israele a Giacobbe, fino alla scena più tragica, l'imbroglione imbrogliato dei figli, perché vi ricordate che Giacobbe è anche quello che passerà 30 anni della sua vita piangendo un figlio che crede morto e invece non è morto per nulla, proprio per qui. Anche se noi dovessimo fare un'analisi sistemica familiare, ci renderemo conto come i modelli sbagliati educativi noi li introiettiamo così tanto
che nemmeno il corpo a corpo con Dio ce ne libera, dobbiamo fare percorsi molto più carsici, molto più lunghi. Voglio dire, la Bibbia non banalizza il conflitto. Mi fermo qui perché il mio tempo è scaduto, peccato, perché volevo raccontarvi anche la tempesta, ma che era un po' sicuro? Sì, io pensavo di consegnarvi come ultima narrazione un testo che ha accompagnato la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, proposto dalle chiese di Malta, ed è un testo che forse avete sentito proclamare in questa settimana, La tempesta sedata, ma è un testo che vorrei analizzare proprio da questo punto di vista del conflitto, ed è un testo particolarissimo perché è la conclusione di un libro, il libro degli Atti. Allora, il libro degli Atti è il libro che ci racconta come la parola cresce, è la storia della parola che cresce dopo la vicenda umana di Gesù, ed è la storia della nascita della Chiesa. Questa storia è segnata da due figure molto forti, Pietro e Paolo, già due figure diverse, ma uno che è discepolo della prima ora, uno discepolo convertito, i due grandi protagonisti, e la narrazione molto bilanciata in una par condicio, tanti miracoli a Pietro, tanti miracoli a Paolo, anzi qui è un Paolo inedito perché è un Paolo che fa miracoli che non conosciamo nelle lettere di Paolo. E però ecco, di nuovo, come le cose sono molto più complesse, questo libro degli Atti, che sembra legare le origini della Chiesa a questi due padri fondatori, poi sul consegnarci il finale della vita di questi padri fondatori, eclissano. Cioè, noi intuiamo il martirio di Pietro perché la tradizione ce l'ha trasmesso, ma non sappiamo dal libro degli Atti del martirio di Pietro. Intuiamo il martirio di Paolo perché la tradizione ce l'ha trasmesso, ma c'è un finale aperto. Cioè, i due protagonisti sfumano. Dal punto di vista dell'editing, se io dovessi analizzarlo come un romanzo, direi: non fai concludere il romanzo sui protagonisti, lasci sfumare i protagonisti, finale aperto, boh, chi lo sa. Comunque sia, noi siamo nell'ultima pagina, nella parte finale del libro degli Atti, e incontriamo questa tempesta che riguarda il grande viaggio che porterà Paolo prigioniero attraverso la nave fino a Roma. Allora, perché è importante questo testo? Perché è una pagina conclusiva di un libro antico, e così come gli inizi, vedete come io sono stata molto sui miti iniziali, e la fine di un libro sono molto importanti nella Bibbia, come in ogni testo antico, è perché è il momento in cui il narratore che ci ha condotto, ci ha tenuto per mano e ci ha portato nel mondo del testo, e portandoci nel mondo del testo ci ha fatto abitare questo testo, noi ne abbiamo appreso la grammatica, lo sguardo. È un momento importante perché adesso il narratore ci apre la porta per riconsegnarci del mondo reale, ma noi entriamo nel mondo reale trasformati dal mondo del testo. Così lavora la parola di Dio, così lavora la narrazione biblica, come ogni grande narrazione. Allora, è il momento del congedo, in cui noi dobbiamo ritornare nella nostra ordinarietà e ritorniamo attraverso questo portale importante che è una tempesta. Questa è una cosa. L'altra cosa è un lunghissimo racconto, cioè un racconto dettagliatissimo di una tempesta. Nell'economia del libro degli Atti occupa uno spazio smisurato. È come se su questo dettaglio, in un fermo immagine, volesse rimanere l'autore prima di farci ritornare al sicuro. E siccome il tema della tempesta poi è un tema antropologicamente importante, teologicamente importante, noi dobbiamo farci conti con questa tempesta che improvvisamente
ci rimette in una dimensione con il rischio di non salvarci. Il libro che ci porta a conoscere la salvezza che viene attraverso la parola di Dio, invece di consegnarci un'ancora per ritornare nel mondo reale, ci consegna una tempesta dove dobbiamo entrare nel mondo reale come dei sopravvissuti, degli scampati a un naufragio. Questa è la strategia, capite perché la posta in gioco è molto alta? Perché effettivamente poi all'interno di questa tempesta, che già dice una situazione conflittuale, una situazione dove non si cammina su con passo sicuro, dove si rischia di affogare, in questa tempesta l'altro elemento che c'è è che accadono tante tensioni, ci sono tante tensioni. Le tensioni sono perché in questa nave, e questa nave io non so se simbolicamente subito paragonarla alla Chiesa, anche se è stata un'immagine molto forte quella della nave, questa è una nave che potrebbe essere più avvicinata all'umanità, segnata da diversi ruoli sociali. Ci sono chi comanda, ci sono i marinai, ci sono i prigionieri, per cui è una nave che è proprio la struttura sociale che noi abbiamo, dove ci sono le persone che camminano sui ponti e poi gli schiavi, quelli che sono nella stiva e che devono remare. Il modello di una società è tutto all'interno di questa nave. Questa nave che attraversa un naufragio e questa nave che si trova a dover affrontare una tempesta. Paolo è prigioniero. Paolo è prigioniero che, deportato a Roma, Paolo ormai è chiaro che la sua fine è il martirio. Si presenta davanti all'imperatore, è chiaro che subirà il martirio, anche se noi lo lasceremo in catene mentre predica, e la parola è scatenata. Questo è il finale del libro degli Atti. Allora, Paolo è uno dei tanti prigionieri affidato al centurione perché si è portato a Roma, sale su questa grande nave con tantissimi passeggeri e accadono queste cose. Si scatena la tempesta e adesso lascio parlare al testo. Poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Ero Aquilone e la nave fu trascinata via e non potendo resistere al vento la lasciamo andare ed eravamo portati alla deriva e passati rapidamente sotto l'isoletta chiamata Clauda a stento potevamo impadronirci della scialuppa e dopo averla essata a bordo utilizzavano dei mezzi di rinforzo cingendo la nave di sotto e temendo di finire incagliati nelle sirti calarono l'ancora galleggiante e sì andava così alla deriva. E siccome erano sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciammo a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttavano in mare l'attrezzatura della nave e già da molti giorni non si vedevano né il sole né le stelle e sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. E dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, bisognava darmi ascolto e non partire per Creta, da Creta, per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave, poiché un angelo di Dio al quale io appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti questi che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon animo, perché io ho fede che Dio, in Dio, che avverrà come mi è stato detto. Dovremmo però essere gettati sopra un'isola, è la quattordicesima notte, da che eravamo portati qua e là sull'Adriatico, verso mezzanotte. I marinai sospettavano di essere vicini a terra e calarono lo scandaglio e trovarono 20 braccia. E poi, passati oltre, scandagliarono di nuovo e trovarono 15 braccia e temendo allora di urtare contro gli scogli gettarono da poppa 4 ancore e aspettarono con ansia che si facesse giorno, ma siccome i marinai cercavano di fuggire dalla nave, già stavano calando le scialuppe in mare con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione: soldati,
ma se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete scampare. Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state aspettando, mentre siete giudi, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere del cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, e neppure un capello del vostro capo perirà». E detto questo, prese del pane, rese grazie a Dio, in presenza di tutti, e poi lo spezzò e cominciò a mangiare. E tutti incoraggiati presero anch'essi del cibo, e sulla nave eravamo 276 persone in tutto. E dopo esservi saziati, alleggerirono la nave e gettarono un frumento in nave. E la narrazione va avanti fino al momento in cui tutti giunsero salvi a riva. Dopo ulteriori eventi che vedono, per esempio, il momento in cui i soldati hanno paura che i prigionieri fuggano quando la riva si fa vicino, e allora vogliono ucciderli. Ma il centurione, per salvare Paolo, dice: no, si gettino in mare tutti coloro che sanno nuotare, gli altri vadano con i mezzi di soccorso sulle tavole. E così tutti arrivarono sull'isola. E il versetto è stato scelto perché nel momento in cui arrivano sull'isola, l'isola di Malta, la comunità di Malta li accoglie trattandoli con gentilezza, facendo un grande fuoco dove tutti vengono riscaldati, perché questo mondo sociale che abbiamo visto diviso tra marinai, soldati, capitano e schiavi, quando arriva sull'isola è semplicemente un mondo di tutti naufraghi che hanno bisogno di essere riscaldati dal sole. Perché questo racconto mi parla sul conflitto? Perché quello che accade qui è che in una situazione di conflitto, quando infuria la tempesta e bisogna prendere decisioni veloci, qui accadono tante cose. La prima cosa che accade è che si getta in mare la zavorra. Per arrivare a riva si deve alleggerire la nave. E allora il tema di che cosa bisogna gettare in mare quando si è nella tempesta mi sembra un tema su cui ci si potrebbe fare un seminario, no? Che cosa tenere e cosa buttare in mare? Questo mi sembra un tema interessante. L'altro elemento è: i ruoli qui sono molto divisi, ma nei momenti della tempesta i ruoli sono meno forti. Per esempio, certo, il centurione che ha benevolenza con Paolo, però Paolo si muove da prigioniero e sembra un capitano, perché gestisce alcune tensioni e dà anche consigli e dice una parola autorevole. Ma è una parola autorevole che passa attraverso la gentilezza. Paolo qui è un Paolo diverso dalle lettere, forse la lettera Efesini è la lettera che è più vicino, perché è un Paolo estremamente gentile, si muove con una grande delicatezza. Appena un momento di libertà lo dedica per soccorrere i suoi compagni di prigionia, ma nello stesso tempo è abbastanza sapiente da rendersi conto di un colpo di stato: i marinai che vogliono lasciare la nave per salvarsi, si salvi di buono. Nella tempesta accade anche questo, che le differenze si fanno più radicali e si tende a voler lottare nella tempesta da soli. I marinai a un certo punto vogliono calare le scialuppe di soccorso e scappare, e Paolo si rende conto che questa azione porterà alla morte di tutti, per cui avvisa il capitano e il capitano elimina le scialuppe di salvataggio, che diventano un ostacolo, cioè le scialuppe di salvataggio diventano il rischio che qualcuno si salvi e qualcuno no. E allora vengono gettate in mare anche le scialuppe di salvataggio, perché l'idea è che tutti si salvino insieme. Cioè, improvvisamente ci si muove qui nel tentativo che tutti si salvino insieme. Paolo si muove nella scena, vi dicevo, con questa gentilezza che lo porta prima di tutto a occuparsi dei prigionieri, i suoi simili, poi a dire parole di incoraggiamento, e mentre Paolo parla le differenze sono negate, perché si rivolge al personale della nave chiamando tutti amici,
li incoraggia dicendo: non vi preoccupate, il mio Dio mi ha rivelato che tutti insieme ci salveremo, perché io devo essere condotto da Cesare e con me tutti andremo in salvo. E poi l'altro gesto che fa, esorta la comunità a mangiare. In questo gesto che sembra quasi un'ecaristia, ed è un'ecaristia laica, perché gestita con, non nella chiesa, no? È anche un po' particolare, perché prende il pane, lo benedice dopo aver detto: sono 15 giorni che non mangiate. Per affrontare la tempesta bisogna che troviate forza. E allora da lui l'esempio, fa questa strana eucaristia dove l'unico elemento differente è che non distribuisce il cibo, ma ne prende lui, e tutti gli altri, seguendo l'esempio, si nutrono e ritrovano energia per affrontare la tempesta. E quando arriveranno a Creta, non sono più marinai, centurioni, prigionieri, ma sono una comunità di naufraghi. Altro elemento interessante: nel momento in cui i marinai cospirano di lasciare la nave, la reazione del gruppo non è punitiva. Cioè c'è proprio l'idea che nella tempesta bisogna salvarsi tutti. E questo che mi piace molto di questo passo, che in una situazione dove sorgono delle situazioni e non necessariamente le responsabilità sono chiare, vedete Paolo prova a dire: ma se mi davate ascolto, non ci mettevamo in viaggio, potevamo svernare lì sull'isola di Creta. Tutte queste cose passano in secondo piano, perché poi a un certo punto la tempesta viene vissuta senza attribuire a nessuno la responsabilità. E infine metto un ultimo elemento, quello che forse mi sorprende di più in tutta questa storia della tempesta, oltre alla gentilezza che diventa una risorsa per affrontare le tempeste, le burrasche della vita, che almeno se non portano in salvo aiutano. Dov'è Dio in questa tempesta, in questa lunga narrazione? Perché noi siamo abituati a vedere Dio che nella tempesta divide le acque, o nella tempesta, vi ricordate, calma la tempesta. Qui la tempesta non viene calmata, non c'è nessun Dio che ferma la tempesta, nessun Dio che divide le acque, nessun Dio che ti spinge a camminare nelle acque, almeno quello. Dio dov'è? E che cos'è che spinge questa comunità in tempesta ad arrivare sana e salva, seppure perdendo la nave e dovendo fare delle scelte, cosa gettare in mare? Dov'è Dio? Noi possiamo dire: Dio c'è nelle parole di Paolo, però Dio non è un attore, voglio dire, nella tempesta Dio non agisce. Per cui si attraversa questa tempesta con tutta una serie di forze laiche, senza appoggiarsi alla stampella del sacro, proprio come Esaù. Esaù ha affrontato la sua vita senza la benedizione originaria, eppure è andata bene. Allora, anche questa fiducia nelle capacità antropologiche di attraversare i conflitti senza ricorrere troppo facilmente alla stampella del religioso, che spesso è una stampella che nasconde i conflitti, li mette a tacere, non li fa affrontare. Capite che cosa vuol dire? Dire in una situazione di conflitto, di tensione, ci pregherò su, e non affrontare il conflitto. Ora non voglio banalizzare la forza della preghiera, però voglio dire, qui abbiamo una tempesta e le risorse umane sono le risorse che servono a portare in salvo una comunità. Solo umane. E questo dovrebbe esserci di incoraggiamento, per pensare che antropologicamente siamo chiamati a fare conti con l'altro, con l'altra, ma antropologicamente possiamo attraversare le tempeste attraverso conflitti che spingeranno una comunità tutta a raggiungere la riva e poi essere accolta, si spera, da una comunità che tratta con gentilezza coloro che prima hanno usato gentilezza, perché guardate che la comunità che tratta con gentilezza questi sopravvissuti sta mettendo in atto tutto quello che Paolo ha fatto durante il viaggio, trattando lui per primo
con gentilezza tutti coloro che ha incontrato sulla nave. Grazie.